Sicuramente avrà un riflesso positivo sia per la disciplina proprio specifica dell'atletica leggera, ma anche poi, visto che l'impianto poi è dedicato anche alle scuole cittadine e mandamentali, quindi si apre la possibilità di nuovi adepti, diciamo, a questa disciplina, e poi si completa anche, chiamandolo diciamo impropriamente magari quarto lotto, ma si completa la ristrutturazione del storico Stadio Kozulic, degli antichi fasti appunto riguardanti il calcio, ma non solo, atletica e basket, e quindi si va a completare finalmente un ulteriore, diciamo, reintegro di un grosso centro, un grosso polo di attività sportive con la pista atletica, sicuramente una cosa che lungamente si è atteso a Monfalcone, con la speranza poi magari di avere anche delle manifestazioni di carattere non solo provinciale e regionale, magari anche di attrattiva così estera che possa interessare magari le regioni di Alpe Adria. Noi speriamo molto in questa realizzazione, perché in questo momento l'atletica soffre di partecipazione e di atleti di un certo valore. Noi speriamo che il prossimo anno con questo intervento si possa avere più partecipazione e quindi anche, speriamo, più qualità atletica, insomma. Innanzitutto dobbiamo dire che c'era un grande bisogno di intervenire sia nelle strutture interne che esterne del Palazzimolo. Poi bisogna adeguarlo alla normativa vigente, e questo è molto importante, altrimenti non si potrebbe neanche giocare qui delle partite. E poi questo servirà naturalmente a tutte le società che usufruiscono di questo palasport, sia le attività giovanili che la nostra attività, che è già di serie A2. E per cui sì, l'adeguamento delle normative è estremamente necessario. Sono interventi finalizzati alla sicurezza. Oggi più che mai è importante per i nostri ragazzi, ma per tutti quelli che fanno dello sport, avere a disposizione degli impianti sicuri che gli danno tranquillità a tutti quanti, a loro ma ai genitori e soprattutto anche agli operatori sportivi. I lavori che necessita questo impianto sportivo sono quelli di mettere in sicurezza e potenziare l'impianto di illuminazione, che risulta ormai obsoleto a più di 20 anni, e alla necessità quindi di interventi radicali per la messa in sicurezza. Abbiamo poi una parte di recinzione che è molto malorata, anche qui intendiamo intervenire e rifare almeno 70-80 metri di recinzione. In ultimo luogo un intervento di manutenzione straordinaria per la messa a norma di un servizio ad uso disabili.